Bentornati amici, se frequentate questo canale da abbastanza tempo vi sarete resi conto di come per me la tecnica sia un fattore imprescindibile quando si lavora con le immagini. Oggi vediamo dei modi molto semplici per scontornare un oggetto fotografato su sfondo bianco. Scontornare significa banalmente che ci sbarazzeremo dello sfondo bianco e avremo il nostro oggetto svolazzante libero di essere posizionato su dei nuovi fondali. Il primo metodo che andiamo a vedere consiste semplicemente nell'utilizzare la bacchetta magica. La bacchetta magica, come molti già sapranno, è impostabile tramite questo pannello. Io l'ho impostata per selezionare pixel contigui dello stesso colore, quindi in questo caso cliccherò sul bianco, con una tolleranza del 20%. Nel momento in cui io vado a cliccare, vediamo che il bianco viene completamente selezionato, tranne un paio di punti che rimangono scoperti. In questo caso io posso, tenendo premuto Shift, andare a cliccare nell'area che non è stata selezionata e posso includerla nella selezione. Allo stesso modo, qui vedete che c'è un'area dove la selezione non è venuta per niente bene, in questo caso posso prendere lo strumento lazzo e fare una selezione a mano, tenendo premuto Option questa volta, vado a fare la mia selezione a mano e la escludo dalla selezione del bianco. In questo modo, diciamo che in relativamente poco tempo riesco ad avere una selezione abbastanza precisa. Una cosa ulteriore che posso fare è cliccare su Select and Mask. Il pannello che mi compare mi fa vedere il mio soggetto in bianco e nero. Questo perché l'ho selezionato io. Qui è possibile avere delle altre modalità in cui si può vedere il nostro oggetto e vedere che cosa sta facendo la nostra selezione. Io scelgo bianco e nero perché mi sembra più chiaro, capisco meglio quello che sto facendo. Normalmente per una fotografia di queste dimensioni scattata da una reflex mi piace impostare un radius intorno ai 3 pixel. A questo punto vado a giocarmela con questi parametri in maniera tale da avere i contorni più netti possibile. Vediamo che ci mette un attimo perché sta ragionando, perché l'immagine comunque è pesante. Aggiusto i parametri finché la selezione non mi sembra perfetta o quasi, a questo punto gli dico ok. Come potete vedere ho già impostato un fondo colore sotto al nostro livello in maniera tale che quando andrò ad applicare una maschera di livello, in questo caso la devo invertire, nel momento in cui la applico vediamo che abbiamo il nostro oggetto svolazzante con sotto uno sfondo, e qui ci rendiamo conto se la selezione è stata fatta bene, perché vediamo se rimangono delle aree di bianco. In questo caso ci sono un paio di puntini di bianco che sono rimasti, però tutto il resto mi sembra fatto abbastanza bene. La nostra selezione è assolutamente accettabile. Con un paio di ritocchini direi che ci siamo assolutamente. Adesso andiamo a eliminare questa maschera e vediamo qualche altro metodo. Invece della bacchetta magica io potrei usare il Quick Selection Tool. Funziona in maniera similare, ma si comporta più come un pennello, nel senso che io andrò a pitturare sull'area che mi interessa, in questo caso l'area bianca. Potrei fare anche il contrario, ma trovo più semplice pennellare sull'area bianca. Di nuovo, come possiamo vedere, questa volta c'è un errore, ma non è più qui in basso nell'ombra, ma è in alto. Questo pezzo non è stato incluso nella selezione. A questo punto io posso, semplicemente tenendo premuto il tasto Option, andare a pitturare su quest'area e includerla così nella mia selezione. Questo è uno strumento che fa uso di intelligenza artificiale, quindi è molto sensibile e cerca di capire da solo quali sono i contorni. Quindi è molto probabile che riesca a capire da solo che cosa stiamo dicendogli di selezionare. Ed è uno strumento ovviamente che dà ottimi risultati se c'è un forte contrasto tra il soggetto che stiamo cercando di selezionare e lo sfondo. Di nuovo andiamo ad applicare la nostra maschera. Vediamo che non è precisa come l'avremmo voluta, per cui possiamo fare la stessa cosa. Possiamo andare a fare Select and Mask, gli daremo dei parametri similari, nel senso che rimaniamo su 3 pixel di raggio e andiamo a giocare con gli altri parametri in maniera tale, di nuovo, da ottenere i bordi più definiti possibile, senza ovviamente esagerare. Proviamo con dei parametri di questo tipo, andiamo ad applicare la nostra maschera, nuovamente la invertiamo. La selezione vediamo che non è precisissima, avremmo dovuto lavorarci un pochettino di più. Comunque, considerato che è una selezione fatta al volo, non è neanche un lavoro terrificante, c'è di peggio, non si vedono i pixel sui bordi quantomeno. Cancelliamo nuovamente la maschera e andiamo a vedere un nuovo metodo. Questo è un metodo che a me piace moltissimo, è stato introdotto nelle recenti versioni di Photoshop. Se andiamo sul menu Select, abbiamo la selezione soggetto. Questa è un'opzione che a me piace tantissimo, ho sentito tante persone lamentarsene perché non scontorna automaticamente i capelli. Però guardate che con un solo click mi ha già fatto la selezione pressoché perfetta. Qui ci sono due aree che sono rimaste scoperte. In questo caso io non faccio che riselezionare la mia bacchetta magica e vado a includere queste due aree dentro nella mia selezione. Addirittura con un solo click me le ha già catturate tutte e due. Qui di nuovo ci sono un po' di problemi, ma io posso con lo strumento lazzo andare a recuperare queste aree.
Ovviamente se lo stessi facendo sul serio lo farei bene, qui è solo a scopo dimostrativo e quindi qualcosina rimane fuori, anche qui ci sarebbe qualcosa da sistemare. Ora, nuovamente, Select and Mask, potremmo tenere sempre gli stessi parametri perché questo si basa sulle dimensioni dell'immagine, quindi una volta che abbiamo impostato i nostri parametri vanno bene più o meno sempre quelli. Adesso ovviamente io non mi ricordo più cosa avevo impostato prima, però i parametri dovrebbero andare bene sempre gli stessi. Andiamo a vedere e vediamo che nuovamente c'è qualche problemino, però non è neanche malvagia. Qui c'è qualche pezzettino di bianco che è rimasto, però tutto sommato è un metodo di selezione che di solito dà ottimi risultati. Dobbiamo anche pensare che la maggior parte delle volte un'immagine scontornata su bianco la vedremo nuovamente su bianco, quindi passiamo da questa situazione in cui si vede un pochettino di ombra ed è presente la texture del backdrop a questa situazione in cui il bianco è assolutamente puro. Non è una grossa differenza, in questo caso un oggetto scontornato con questa selezione casca benissimo e non si notano artefatti. Andiamo di nuovo a cancellare la nostra maschera e passiamo a un ulteriore metodo. Questo funziona molto bene quando ci sono zone di colore diverse, si chiama Color Range, è sempre dentro nel menu Selezione. Vediamo che abbiamo qui un sistema di selezione del colore, per cui andiamo a selezionare il contagocce con il più e andiamo semplicemente a cliccare e pitturare sul nostro sfondo finché non l'abbiamo selezionato tutto. Ricominciamo da capo, così ci rendiamo conto. Nel momento in cui io prendo questo strumento, vado a pitturare sul mio sfondo fino a quando non riesco a eliminarlo tutto. Cerco di eliminare bene anche l'ombra. Quando ci sono più o meno riuscito, vado a lavorare su questo slider fino a quando non trovo un compromesso che mi sembra accettabile. Ovviamente lasciarlo a zero, la selezione sarebbe troppo netta, una via di mezzo dovrebbe essere l'ideale. A questo punto attivo la mia selezione, che ovviamente ha di nuovo qualche problemino, quindi io posso andare, come sempre, con il lazzo, posso andare a sistemare qualcosa che non funziona. Quando sono più o meno soddisfatto posso andare su Select and Mask e di nuovo gli sto a dare grosso modo gli stessi parametri che gli ho dato prima, non me li ricordo ma più o meno siamo su una cosa di questo tipo. Vediamo che cosa succede nel momento in cui andiamo ad applicare la nostra maschera. E di nuovo ecco che abbiamo il nostro soggetto scontornato sul nostro sfondo. Di nuovo, per il tempo che abbiamo impiegato, il risultato non è per niente malvagio. Come potete vedere, il nostro soggetto è scontornato sullo sfondo. Tuttavia, qualcuno di voi se lo starà già aspettando, l'unico vero metodo di selezione, secondo me, è quello con la penna. Per cui adesso ci terrei a farvi vedere quanto ci si mette a scontornare un oggetto di questo tipo con la penna. E vi assicuro che rimarrete stupefatti. Perché scontornare un oggetto di questo tipo è vero che non è divertente. Sono il primo ad ammetterlo, non è divertente, però a differenza di quello che molti possono pensare, non ci vogliono delle ore, ci vogliono neanche dei minuti, è una questione veramente di secondi. Ovviamente dipende tutto da che tipo di lavoro state facendo, per che tipo di cliente, qual è la destinazione finale, che cosa dovrà succedere a questa immagine dopo, che tipo di qualità dovrà avere. Sono tutti fattori che influenzano il metodo di selezione che noi andiamo a utilizzare, perché è evidente che se è un'immagine che andrà in piccolissimo su una pubblicazione di dubbia utilità che probabilmente guarderanno in sei cani, non vale neanche la pena metterci tutto questo tempo a fare un lavoro a regola d'arte, anche se comunque dovete pensare che se è un lavoro con sulla vostra firma ne va comunque della vostra professionalità, perché se avete accettato un lavoro e lo fate in un certo modo, probabilmente troverete dei nuovi clienti perché avete lavorato bene. Se invece avete lavorato male, magari avete risparmiato tempo, però è difficile che vi facciate dei nuovi clienti avendo lavorato male. Per questo motivo io vi consiglio, se un lavoro non lo reputate all'altezza del vostro talento, piuttosto non lo accettate. Ma se lo accettate, cercate di farlo al meglio delle vostre possibilità, per il cliente e anche per voi stessi. In questo caso, come potete vedere, un discorso banalissimo e noioso che si è tramutato sostanzialmente in una sorta di predica è stato più che sufficiente per consentirmi di terminare una selezione. E, come potete vedere, questa selezione è di gran lunga la migliore che abbiamo visto oggi, perché per quanto gli strumenti di intelligenza artificiale siano precisi, non avranno mai questo tipo di precisione. Ora, è vero che ci sono alcuni angoli che sono un po' da smussare, però io sono abbastanza sicuro che nel momento in cui vado a dare un pixel di raggio alla nostra maschera, il nostro oggetto è assolutamente perfetto e un oggetto scontornato in questo modo con la penna potrà essere posizionato su qualsiasi colore, su qualsiasi sfondo.
che sia bianco, che sia nero, che sia grigio o tutte le vie di mezzo. La penna è l'unico strumento che vi dà la certezza di avere una selezione fatta bene a regola d'arte. Inoltre, fare una selezione con la penna vi lascia già con il tracciato. Il tracciato è uno strumento importante perché vi permette in ogni momento, cliccando, tenendo premuto Command e cliccando sul tracciato, vi consente di recuperare la selezione originale. Quindi è anche una sicurezza per voi pensare di avere sempre il tracciato originale in saccoccia. Ora, ulteriori considerazioni su questi metodi di selezione che vi ho fatto vedere. Come si sceglie quale utilizzare? Questo ovviamente dipende dalla vostra esperienza e dalla vostra sensibilità. Io oggi ve li ho fatti vedere in maniera molto rapida e un po' alla buona anche, diciamo. È evidente che se cominciate a utilizzare questi metodi di selezione, cominciate a impratichirvi delle loro funzionalità e comincerete a usarli via via sempre meglio. A questo punto è assai probabile che sviluppiate una predilezione per un metodo rispetto a un altro, ma è anche possibile, anzi probabile, che cominciate a capire che in certi casi, per certe immagini, un metodo di selezione funziona meglio di un altro. In generale io ho sempre riscontrato che la penna funziona bene sempre. Gli altri metodi funzionano bene solamente se c'è un forte contrasto o una forte differenza di colore tra quello che volete selezionare e quello che non volete selezionare, mentre la penna, essendo sostanzialmente una cosa che fate voi a mano, vi permette di essere precisi al millimetro. Per convincervi ulteriormente dell'utilità della penna, voglio farvi vedere come non si dovrebbero fare le foto. Vi faccio vedere questa immagine che è scattata male, nel senso che è scattata senza cura dello sfondo. Vi faccio vedere il risultato finale dopo che ho scontornato il soggetto con la penna. Come potete vedere, non sareste stati in grado di dire com'era lo sfondo originale guardando questa immagine. Questo è possibile ovviamente solo con la penna, perché un'intelligenza artificiale, per precisa che sia, non sarà mai in grado di fare una selezione di questo tipo automaticamente. Questo è il motivo per cui io vi esorto a imparare a usare questa benedetta penna. Ragazzi, il nostro tempo si è esaurito, io come sempre spero di essere riuscito a insegnarvi qualcosa con questo video. Se così è stato, fatemelo sapere in un commento e supportate questo canale cliccando il bottone iscriviti e attivando la campanella.